Bentrovati ad una nuova puntata di Eccomi. Eh, Quest'oggi abbiamo con noi eh, Gledis Feo, una terziaria francescana, quindi una risposta eh, alla vocazione, quindi alla chiamata del Signore vissuta eh, appunto con l'ordine secolare francescano. Io ringrazio Gladys per essere qui con noi. <ride> Grazie a voi. E, e spieghiamo un poco per chi non è addentro un poco quella che è la spiritualità francescana, eh, qual è la caratteristica dell'ordine secolare. C'è cioè, un ordine naturalmente dei frati, delle suore e poi eh, quanti vivono nel mondo, quindi eh, sposi, Laici eh, naturalmente che vivono la fede, però eh, possono eh, seguire la spiritualità francescana e quindi eh, seguire un percorso per aderire all'ordine secolare, quindi il terzo ordine francescano. Raccontiamo un po' eh, eh, allora, com'è sì. questo terzo ordine. Allora, il terzo ordine francescano eh, trattasi più che altro di una situazione che si collega, diciamo. Alla vita di, di San Francesco, e questo indica a noi stessi come bisogna trattare prima di tutto noi stessi per poter avvicinarsi agli altri e alla fede con più, con più amore. Ecco. Quindi, naturalmente, c'è questo legame appunto con la spiritualità francescana, si mm -hmm. seguono un po' le orme di San Francesco, però. Uh, vivendo nel mondo, quindi uh, con una famiglia, un lavoro, sì, però sì, cercando sì. di ispirarsi uh, appunto a quello che è il modello uh, di Francesco nella quotidianità. E questa è una sfida forse anche un po' uh, più impegnativa perché il lavoro ti porta casomai ad avere situazioni eh, forse un po' più conflittuali, sì. un po' dinamiche, un poco più anche aggressive alle volte, nelle quali invece bisogna portare una testimonianza sì. evangelica, quindi una testimonianza Quella francescana. Di, di fede, sì, innanzitutto sì. Quella di fede è poter capire che chi si trova di fronte, diciamo, dobbiamo portare il segno oppure il segnale, diciamo, de, della fede in se stessa. Eh, eh, tu hai... Eh, Aderito diciamo, a, a questo percorso, a questo cammino, uh, da, 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 da moglie e da madre. Quindi c'è innanzitutto il legame uh, con uh, la tua famiglia, uh, quindi uh, la voglia di costruire, appunto, di dare un senso alla sì. tua vita, appunto, con la famiglia. Poi dopo vedremo anche delle belle foto che uh, ritraggono uh, i tuoi familiari. Uh, ma poi c'è questo impegno che si cala nella quotidianità, quindi eh, c'è problema poi a vivere eh, eh, appunto eh, quelle che sono un po' le, le, le indicazioni che il terzo ordine dà, sia per la preghiera, sia proprio per un approccio. Uh, più consapevole alla vita rispetto poi appunto agli impegni di tutti i giorni? Allora, come impegnativo, diciamo, nella fede, cioè tutto sembra un poco più, più blando, diciamo così, però consapevolmente è un po' pesante conciliare, diciamo, l'uno e l'altro, perché a volte ci stanno dei disguidi, eh, oppure delle cose abbastanza dure, però la fede ci fa fare in modo che tutto diventa più, più leggero. Una delle cose importanti è la preghiera. Uh -huh. eh, mh, San Francesco, sappiamo, eh, 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 richiamava spesso anche i, i, i suoi fratelli sì. al, ai momenti di preghiera. Questa è una delle cose che eh, 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 si lega molto appunto alla alla spiritualità francescana eh, sì. e quindi anche all'impegno che come terziaria, sì, sì. Così, uh, sì. quindi c'è eh, l'impegno appunto di eh, ritagliarsi nel corso della giornata quei momenti di preghiera che servono proprio a legare lo spirito sì, al Signore. Ti dà quel desiderio di poter ritagliare nell'arco della giornata dei piccoli spazi per... Eh, per se stessi, per, per poter pregare, per poter fare in modo che gli altri capiscano veramente il terzo ordine francescano quale sia. E, e questo ti aiuta poi quando devi affrontare i problemi nella giornata? Tantissimo, eh, tantissimo, aiuta, aiuta tanto, sì. Perché immaginiamo, c'è cioè un momento di, di tensione come può capitare a tutti, eh, la preghiera come aiuta a superare quelle difficoltà? Allora, la preghiera, secondo me, posso darti come un conto di sì. Come testimonianza. Allora, la preghiera aiuta in base a come si sente in quell'istante, però quello che prevale di più, diciamo, è la fede in se stessa. Basta desiderare qualcosa e ti rendi conto che sei stata già esaudita e poi la preghiera viene giustamente da sé per ringraziare, ecco. Quindi, avere la certezza che nell'affrontare sì, queste sì. difficoltà si ha una presenza del Signore sì, sì. forte, sì, sì. che quindi non scoraggiarsi mai sostanzialmente. Mai, mai. Quindi sì, questa sì. è poi la è cosa è principale. E com come diceva anche San Francesco, affrontare tutto con gioia, perché mm -hmm. eh, la figura di San Francesco è una figura che lega proprio il Vangelo sì. alla vita vissuta, ma alla vita eh, di un vissuta con un incontro con il Signore che porta felicità Tantissimo. a dispetto di quelli che sono casomai i modelli del mondo. Sì, è vero, è vero, questo è, è verissimo. cioè Basta poter portare eh, addirittura con una semplice, un semplice cenno oppure un'azione, un modo di fare, di essere e le persone che ti stanno attorno capiscono cioè, il tuo modo di essere, diciamo, fedeli in Cristo, eh, seguendo le orme di San Francesco. E allora adesso andiamo a vedere la prima foto perché è un momento importante sì. della, uh, uh, della tua vita perché eh, vediamo questa foto dove ci sono i tuoi figli un po' sì. più piccoli sì. di quanto non lo siano sì. adesso quindi vuoi parlarci un po' di loro dell'esperienza anche sì. di madre l'esperienza di madre è stata la, la cosa più bella diciamo che una donna possa possa avere però la cosa principale è quella di aver fatto capire ai ragazzi che pregando quelle preghiere, fidandoci diciamo al Signore, potrebbero ottenere tutto. Quindi vi possono vivere la loro vita con pienezza sì. e appunto con consapevolezza sì, 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 di, non, sì. di non essere Ma soli. Raccontaci un poco questa foto. Quindi, eh, allora, allora. Questa foto, innanzitutto, è stata fatta in un momento che loro erano felici. Inconsapevoli diciamo, della macchina fotografica e si stavano preparando: diciamo, per che stavano per andare a messa e le erano felici. Io dissi un attimo solo e ho fermato l'immagine a quell'istante. E <ride> allora, diciamo, sì. sono una, la, la più grande e una ragazza, una, una ragazza e, una ragazza, e è il maschietto e il secondo hanno sei anni di differenza. Quindi eh, il uh, più piccolo Jonathan, Jonathan e, e la grande Kimberly. Kimberly. E, eh, questi nomi anche particolari, anche il tuo nome, Gladys, sì. è, un nome, eh, sì. è, è un nome particolare. I nomi che hai scelto anche per loro. Come sì. mai la scelta di questi nomi? E soprattutto, nella scelta di questi nomi c'è anche un riferimento ad alcuni santi che forse sono. Meno, meno, conosciuti. meno conosciuti ma comunque sì. eh, sono significativi per dire per esempio il mio nome è un nome di una regina santa però non tutti la conoscono eh, infatti mi chiamo Gladys come Kimberly è stato un nome scelto diciamo da bambina eh, però per il battesimo sempre diciamo con la fede e lei si chiama Maria mm. sì, sì. Jonathan è stata scelta dalla sorellina perché lei gli piaceva sulla Bibbia diciamo Uh, il, la, la parabola, diciamo, di Jonathan, ah, quindi, sì, 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 e quindi anche è lì è stata abbiamo... scelta, sì. Quindi, bene, è stato anche lì un percorso. Che è uh, sì, legato sempre. Alla... Quindi, la presenza della Bibbia in casa ci sta eh. sempre. E in che modo, uh, diciamo, è il il quinto componente della famiglia, quindi c'è cioè, tuo marito, sì. naturalmente non l'abbiamo sì. ancora citato, <ride> Ma sì, eh, ci quindi ci sono i due figli mm -hmm. e poi c'è la Bibbia come quinto componente okay. di allora, casa. Allora, io la Bibbia innanzitutto la tengo a portata di mano. Eh, ognuno di noi, quando vuole, apre la Bibbia così a caso, legge un 5-10 minuti, eh, poi vogliono spiegazione, ognuno dà la spiegazione secondo il proprio parere. Quando poi qualcuno si rende conto di noi quattro che diciamo, è sbagliato oppure è stato in, eh, compreso male ciò che abbiamo letto, non vediamo l'ora che arrivi la domenica per farcelo spiegare diciamo, da sacerdote. Eh. Cioè, abbiamo un modo un po' così legati proprio alla, alla Bibbia. Quindi è anche questa l'importanza di sapere che. Eh, anche l'interpretazione della Bibbia va sì. sempre vissuta, naturalmente con la grazia dello Spirito Santo che accompagna la lettura personale, ma poi sapendo che la Chiesa è, è, eh, come istituzione, come madre guida anche nell'interpretazione sì. dei passi. Quindi l'importanza anche del legame, quindi non ritagliare la fede ad un discorso personalistico, ma... Personal. Sì. Uh, di viverlo sempre in comunione sì, con la Chiesa. Sempre. Quindi è bello questo riferimento che tu facevi proprio a questa dinamica: cioè di mm -hmm. eh, eh, vivere cosa lo Spirito Santo ci eh, comunica sì. in quel momento, ma poi sapere che c'è la, la possibilità di avere nel sacerdote, nel parroco sì. di riferimento, la guida per poter sciogliere mm -hmm. quei nodi. Sì, Forse vero. anche questo è un modo in cui il Signore stimola. Sì. La comprensione. Ognuno, di noi, ognuno di noi, è vero, è vero, è verissimo. Infatti la cosa principale è che mia figlia mi regalò un librettino di una Madonnina, la Madonna che scioglie i nodi. Cioè io non l'avevo mai sentita. Mi disse mamma, come mai tu così legata? Non la sai Ho detto no a mamma, ha detto metti poi un canale che fanno poi il rosario la sera di della Madonna che scioglie i nodi. E anche questa è una bellissima figura della Madonna che scioglie i nodi. Sì tra l'altro a cui Papa Francesco è molto legato, una spiritualità che nasce in Germania e arriva in Sud America, è proprio questa idea che la Madonna eh, riesca a sciogliere i nodi della vita di ciascuno. Quindi è la sicurezza, la sicurezza perché parlavamo prima del tuo ruolo di mamma, è diciamo il ruolo di mamma della Madonna che è in grado eh, di convincere suo figlio. Eh, per ogni grazia sì. quindi noi sappiamo che possiamo ricorrere a lei allora, sempre, è vero. Sì. e adesso vediamo la seconda foto eh, anche qui una foto finalmente compare anche tuo marito <ride> perché è una foto dove state tutti a messa quindi sì, sì. Eh, anche qui l'importanza di vivere eh, la, eh, la messa la domenica sì. come giorno del Signore di viverla come famiglia come famiglia sì 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 la mattina, diciamo, ci si organizza proprio chi fa una cosa e chi un'altra per poter fare in modo di andare tutti a messa, diciamo, la domenica. Eh, C'è chi si avvia prima per poter aprire la, la chiesa, che ne so, tutte queste cose qui, e chi va a prendere, diciamo, in paese persone che non hanno la possibilità di camminare, facciamo il giro con le macchine, andiamo a prendere un pulmino per portare le persone a messa. Sì, ed è bello questo, infatti è stata un'occasione da poter prendere, che siamo tutte e quattro assieme in chiesa. Sì. E, eh, naturalmente eh, adesso i, i ragazzi sono cresciuti, sì. quindi eh, c'è un modo per accompagnare i bambini nel percorso di fede, si semina tanto, poi ci sono naturalmente la fase dell'adolescenza sì. eh, dove eh, non è così scontato perché... Casomai le sirene del mondo distolgono molto, tante volte, anche dalla messa domenicale. Sì. Però eh, l'importanza di eh, lasciare anche eh, l'impronta diciamo. okay. e quindi la voglia e la consapevolezza di voler ritenere questo momento un momento importante. Penso che è una cosa che come genitori voi sì, cerchiate sì, di sì. fare, facciate sì, tutt'ora. Sì. In effetti ai ragazzi gli dico sempre, sembra una cosa diciamo futile, però la notte quando vado a letto fatevi la preghiera. Il cosiddetto dei, dei vecchi nonni, dei vecchi stambi, fatevi il segno della croce, non perdete la messa. Eh, qualsiasi cosa, mamma, ho preso un buon voto, ringrazio il Signore. Cioè, dalle piccolezze faccio vedere che comunque bisogna essere sempre grati, diciamo a Dio. E nei piccoli gesti nella quotidianità, sì. quindi, come dicevi, anche semplicemente. Svegliarsi e fare il segno della sì, croce, eh, eh, pranzare e fare il segno della sì, croce per benedire giusto. il cibo che il sì. Signore ci dà, e coricarsi sì, facendosi eh, il segno della se, croce. Il segno della croce sì. è anche una cosa importante, quello sì. dell'esame di coscienza. Sì. Quindi di ripensare alla giornata, di rileggere la giornata alla luce sì. proprio del Vangelo, sì. perché poi ciascuno di noi si rende conto in quel momento di quanto casomai si è allontanato un poco. E questo dalla... grazie allo Spirito Santo ci fa notare gli errori, i lati positivi e negativi diciamo della giornata e lì chiediamo perdono oppure ringraziamo. E's e vediamo adesso la, la terza foto, è una foto eh, di eh, un santo legato ai giovani, San Gerardo. San Gerardo, è una devozione questa qui che eh, eh, si vive molto anche nelle nostre eh, sì. zone, perché San Gerardo è, è un, appunto mm -hmm. una, una figura di riferimento. Di riferimento. E l'importanza di far vivere da piccolini anche sì. questo legame con San Gerardo. Sì, infatti, eh, i ragazzi li ho portati sempre diciamo, nei santuari, eh, nei pellegrinaggi, nei gruppi di preghiera, giustamente per fargli capire a loro che la necessità di non essere mai soli di poter pregare addirittura li portai da san gerard che è un santo diciamo protettore addirittura dei, dei ragazzi anche quindi sì. e, e loro oh, eh, come vivono queste come hanno vissuto questa esperienza da piccole come è cambiato il loro modo di viverla poi man mano mm. crescendo allora da piccoli diciamo l'hanno vissuta bene adesso mi ringraziano per ciò che dice mamma sei stato un chiodo fisso Grazie a te posso capire, diciamo, l'effetto che, che ci hai donato, potendo capire, diciamo, la religione, eh, Dio, il modo di essere francescano, cioè tante piccolezze, sì. Eh, tornando un attimo alla figura di tuo marito. Eh, naturalmente tu sei terziaria francescana, sì. eh, lui no, no. però è eh, quasi come se lo fosse, nel senso che... Eh, inconsciamente sì. sì, perché vive poi pienamente la dinamica, sì, 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 sì. queste dinamiche di servizio, di fede. Di, sì. eh, A di... volte gli dico con la scusante, dico c'è un, una riunione diciamo francescana oppure c'è una riunione delle catechiste, eh, mi accompagni e lui diciamo già in questo inconsciamente diciamo, fa parte del di questo mio cammino religioso e lui come ha accolto la tua decisione di fare un percorso proprio di eh, adesione poi all'ordine eh, al terzo ordine francescano quando eh, l'avete naturalmente ne avete parlato ci sono poi delle scelte mm -hmm. di vita che eh, conseguenti poi ad una adesione sì, al, al terzo ordine mm -hmm. eh, lui come l'ha vissuto come ti è stato accanto in questo percorso in questa scelta perché poi Diciamo, è un percorso eh, non breve prima di diventare terziario. Uh -huh, sì. Quindi il percorso, diciamo, è lungo. Poi se una persona se la sente continua, diciamo, questo percorso. Perché eh, bisogna seguire delle regole, diciamo, proprio fisse di, di San Francesco. Eh, amare addirittura il prossimo, e dove diciamo c'è odio, c'è rancore, ci sta. A astio diciamo, in famiglia di tentare e cercare di portare quantomeno diciamo la pace, e questo mio marito l'ha capito e, e anche lui sta facendo diciamo, questa cosa. Dice: Lo sai, oggi hanno litigato questa coppia, allora io ho cercato di mettere pace, Con, inconsapevolmente. Lui agisce diciamo dietro di me. Quindi senti che la sì, grazia dello sì, Spirito sto, Santo abita nella vostra casa: Sì, sì, sì è presente. <ride> E quindi questo penso che sia un, un conforto costante. Sì, bello, sì. <ride> e adesso invece uh, vediamo quale libro hai scelto. Uh, un uh, libro uh, particolare perché è il diario di Santa ah, Faustina sì. Kowalska. Sì. Uh, santa Faustina, uh, uh -huh. per ricordarlo uh, ai più, è la santa. A, a cui si deve il merito del, uh, del, del culto della divina misericordia, quindi uh, anche uh, la devozione appunto della, alla, uh, a Gesù misericordioso. Sì. Quindi uh, questo diario è un diario che ti accompagna uh, quotidianamente. Quotidianamente, non lo abbandono mai e sta a fianco alla Bibbia, lo leggo, lo apro e addirittura si è consumato. Mm. No, mi è stato di grande aiuto. Ecco. La cosa principale che mi ha fatto più riflettere su, sul domani, sull'essere diciamo, veramente cristiana, è stato quello che lei diciamo, è scesa negli inferi con l'aiuto de, degli angeli, l'angelo custodi, e ha detto sotto il suo testamento che l'inferno esiste a tutti gli effetti. Eh, in effetti quando viene qualcuno a casa la prima cosa che fa, c'è, lo sai, Santa Faustina, vediamo cosa c'è scritto, apriamo e dei fogli, diciamo, le leggiamo insieme, le commendiamo, cioè sono punti di vista di quotidianità, però riguardando sempre, diciamo, a Santa Faustina, è stato bellissimo. Santa Faustina è una mistica, sì. quindi effettivamente questa consapevolezza della presenza del male del mondo e della presenza dell'inferno, sì. quindi di... L'inferno come rinuncia a Dio, quindi mm. la dannazione non è una punizione di Dio, no. è una uh, rinuncia che l'uomo fa nella sua libertà, che è dono Conza di Dio. Sì. È, perché, abbiamo detto, si lega, può sembrare paradossale che la figura mm. della divina misericordia si leghi poi alla sì. uh, uh, certezza dell'inferno. Ma Dio è misericordioso, ma l'uomo può sempre scegliere, scegliere nella sua libertà di rinunciare sì, sì. a Dio. È questo sì, l'inferno. Sì, infatti è vero. Dice di... che l'inferno è pieno di persone che addirittura si sono allontanate con la loro consapevolezza, nonostante sapendo diciamo, che non bisogna farlo, però si sono allontanati e purtroppo è così. E diciamo da, uh, da cristiani e da terziari in particolare, si prega molto per queste persone. Per queste persone. Quindi sì. per fare in modo che la grazia dello Spirito possa Aiutare, ricondurle sì. ad una consapevolezza di Dio. Sì, giustamente. E adesso invece uh, uh, cambiamo un po' argomento perché andiamo su una canzone scelta da, da Gladys, uh, uh, su una canzone di Malikayan, uh, La tempesta. Sì. Uh, quindi ci prepariamo ad un ritmo tipico uh, di eh, Malikaian e poi la commentiamo insieme. Se ti sorprendi a ridere. Se non rinuncia al complicato, che sia per sempre un giorno, solo un attimo. Che senti un pericolo. Che sia per scherzo, sbaglio per miracolo. Beh, allora, com'è la scelta di questa canzone? Questa è una canzone ballabilissima, la totalità che. Eh, ci poteva spingere appunto ad alzarci un poco dalle sedie, però eh, in realtà è un testo particolare. È particolare perché ci fa capire, diciamo, eh, ciò che noi proviamo verso chi ci sta di fronte. Eh, puoi volere bene una persona oggi, eh, puoi anche non pensarla, anche se sia un attimo, diciamo, la cosa principale che tu vuoi eh, fare di tutto per poter aiutare, diciamo, il prossimo. Eh, eh, Nell'ascoltare un po' il testo ritornava il discorso della libertà, sì. eh, il discorso anche del miracolo. Sì, Quindi miracolo, sembra sì. a volte come nel, anche in canzoni di musica leggera uh -huh. eh, si possono cogliere dei messaggi anche di forte spiritualità. Sì, infatti questo sì è vero, è vero. <ride> e adesso passiamo alla scelta al buio. Noi abbiamo dieci buste che io mischio, sono... Dieci risposte che nella Bibbia troviamo alla chiamata del Signore. Adesso io le sto mischiando e poi ne scegli una e la commentiamo. Sì, sì, è al buio okay. la scelta, quindi eh, ecco. la commentiamo insieme. Ah, è uscito eh, l'Eccomi eh, di Maria. Quindi Vabbè. dobbiamo dire che Maria ci sta accompagnando spessissimo. In questa scelta al buio, e, e quindi sì. è un modo anche che ci collega sì. al, uh, a quanto dicevamo prima. Uh, ne do lettura il testo di Luca 1, versetti 26-38. Uh, e poi lo commentiamo. Allora, nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, ti saluto, o oh piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole, a queste parole ella rimase turbata e si domandava a che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo». Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come è possibile, non conosco uomo. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Okay. Eh, questo è uno dei, è sì. dei passi più belli, eh, l'eccomi di Maria. Sì. Accettando di essere madre di, di, di Cristo, diciamo? Eh. Eh, Maria è la figura di donna per eccellenza che risponde fidandosi del Signore. Eh, da donna, eh, qual, è, qual è il rapporto con questo Eccomi di Maria, quando eh, bisogna calarlo nella propria vita? Allora, l'Eccomi di Maria in questo senso è stato quello di aver accettato di essere non solo donna, moglie, però la cosa più principale più bellissima, diciamo, è quella di essere madre con tante tante sfaccettature. Sì. E il tuo rapporto ne abbiamo un po' accennato prima, il tuo rapporto eh, eh, con Maria eh, è un riferimento proprio per di sentirsi madre, sì. pienamente donna, per sentirsi pienamente madre. Sì, per sentirsi come mi viene da dire sì. anche pienamente cristiana cristiana senza ombre di dubbio sì. mm. prima di tutto eh, ringrazio sempre la Vergine Maria di avermi fatto diciamo questo dono verso la religione io penso che credere è un dono già di per sé è un dono ringrazio sempre alla Vergine Maria sì. e adesso eh, come ultimo contributo di questa puntata vediamo un momento particolare dove Papa Francesco incontra alcuni studenti, eh, c'è una ragazza che gli pone una domanda particolare. Papa Francesco è, è, uh, ha dei gesti uh, chiari di rottura rispetto alla necessità anche di testimoniare il Vangelo nelle piccole scelte. Uno di questi aspetti è stato colto da questa ragazza e, ed, uh, e quindi vediamo... Cosa risponde Papa Francesco? Io sono Caterina De Marchis dell'Istituto Leone XIII e mi domandavo perché lei, cioè tu, eh, hai rinunciato a tutte le ricchezze di un Papa come un, appart un appartamento lussuoso oppure una, ma una macchina enorme, Inve invece è andata in un piccolo appartamento nelle vicinanze? Oppure hai preso l'autobus dei Vescovi. Come mai ah, hai rinunciato al, alla ricchezza? Ma eh, credo che eh, non è soltanto una cosa di ricchezza. Eh, per me è un problema di personalità, no? Eh, quello è. Io... Eh, ho necessità di vivere fra la gente. E se io... Se io vivesse solo, forse un po' isolato, eh, non, mi, non mi farebbe male, non mi farebbe bene, no? Eh, ma questa domanda me l'ha fatto un professore, «Ma perché lei non va a abitare là?» Io ho risposto «Ma mi senta, professore, per motivi psichiatrici, eh? Eh? Eh, perché ma è la mia personalità». Eh? Eh, anche l'appartamento, quello, non è tanto lussoso, è eh? tranquillo. Rientriamo in studio su, queste, eh, su questa risposta simpatica di Papa Francesco. C'è un richiamo importante alla fraternità, alla sobrietà e alla personalità con cui poi si, si vive. Lui con una battuta dice <ride> eh, se stavo <ride> isolato là poi mi dovevano ricoverare. Quindi, <ride> eh, vivo con gioia perché vivo sì, insieme agli insieme altri. Agli altri. E, eh, lui ha fatto una scelta importante anche prendendo il nome di Francesco. Il primo papa che ha scelto come nome Francesco. E, eh, lui sta dando testimonianza della coerenza con il nome che ha scelto e anche questa risposta è coerente, è coerente con il, sì, con il nome bene. che ha scelto. Quindi l'importanza proprio di questo vivere la sobrietà e di vivere la fraternità. Sempre. Quindi come ti rapporti tu alla figura anche di questo Papa? Eh, la cosa principale è che lo vedo diciamo non come un Papa in sé per sé, però come un padre di tutti. Stesso, è un ponte tra Cristo e, e lui, che sta, che sta qui perché segue veramente le orme, molto legato, diciamo, anche a Maria e a Francesco. Sì, San Francesco, sì. E diciamo che quindi è una figura che incoraggia a vivere Tantissimo. pienamente il Vangelo. Sì, sempre. <ride> Bene, allora noi eh, siamo arrivati al momento dei saluti, ci salutiamo nella coerenza con la spiritualità francescana con una frase di Santa Chiara. Santa Chiara diceva amate totalmente chi si è dato totalmente per amor vostro. Grazie e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a Gleris. Grazie a voi e alla prossima.